Per l'emergenza pediatri, i genitori e le mamme chiedono la mobilitazione di tutta la città. Domani mattina la marcia che partirà da piazza Pino Piras. Intanto l'azienda sociosanitaria locale di Sassari scrive al Comitato regionale di pediatria. Si scaldano i motori in vista delle regionali di febbraio, diversi candidati algheresi, tra quelli già ufficializzati e quelli potenziali. Oggi sentiamo l'intervista al leghista Michele Pais e a Mauro Pili e Umberto Borlotti per il progetto Sardi Liberi. 13 balneari diffidano il comune, stop al riposizionamento dei comuni di Posidonia. In caso contrario scatterà la denuncia per il risarcimento danni. Un saluto a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano anche quest'oggi la cosiddetta emergenza pediatri. Domani mattina, con partenza alle 10.30 da piazza Pino Piras, la marcia organizzata dal gruppo di genitori, soprattutto mamme, che hanno però esteso l'invito a tutta la cittadinanza per denunciare un problema scoppiato circa un mese fa, dopo la notizia che 3 dei 5 pediatri attualmente in servizio andranno in pensione. Ancora l'ATS non ha trovato una soluzione, però intanto ieri si è riunito il comitato di pediatria per analizzare l'evolversi della situazione. Nel corso della riunione sono stati discussi due elementi di novità rispetto al precedente incontro, ovvero la volontà espressa dai pediatri in servizio di non andare in deroga rispetto al limite imposto dai massimali e la richiesta effettuata da alcuni medici di base di non visitare i bambini di età compresa tra 0 e i 6 anni. Alla luce di questi fattori è stato redatto un documento da inviare al Comitato regionale con l'intento che possano essere adottate nuove soluzioni. E sulla problematica è tornata a parlare una delle mamme, Patricia Petretto, spiegando i disagi ai quali le famiglie e non solo andrebbero incontro. Sentiamola. Nel territorio algherese fino a quest'anno ci sono stati 5 pediatri, di cui 2 purtroppo sono andati in pensione, quindi ad oggi rimangono soltanto 2 pediatri. In base ai decreti ministeriali, ogni 600 bambini, compresi tra l'età 0 e 6 anni, è previsto un solo pediatra. I pediatri però non si occupano soltanto di questi bambini, ma si occupano anche quelli compresi tra 6 e 14 anni. In base alla popolazione algherese abbiamo circa 4.000 bambini che coprono questa fascia di età. Il limite massimo possibile per i pediatri in realtà ammonta attorno a 800 bambini. Giorno d'oggi però invece i pediatri hanno superato anche il limite di 1.200 bambini per pediatri. Il problema nasce dal fatto che le mamme di cui la pediatra è andata in pensione, da chi si dovranno rivolgere? I nuovi nati nel 2019 all'Alghero, da chi si dovranno rivolgere? Perché numerosi medici di famiglia avevano già rinunciato di poter prendere in carico un neonato oppure un bambino di quell'età, in quanto necessiterebbe comunque delle specializzazioni, nonché una strumentazione completamente differente rispetto a quello che loro oggi sono dotati, nonché anche loro hanno il problema di aver già raggiunto ampiamente i limiti della soglia. Quindi noi chiediamo che intervenga l'assessorato regionale e che garantisca un'assistenza sufficiente sanitaria per i nostri figli. Allora, la politica, si scaldano i motori in vista delle regionali, abbiamo titolato così perché tra 2 mesi di fatto si vota, saranno diversi gli algheresi in corsa, si profila un'altra candidatura per Marco Tedder e Mondo Cacciotto, rispettivamente tra le fila di Forza Italia e Partito Democratico, ma ci sarà anche qualche novità. Una di queste è rappresentata da Michele Pais, che correrà con la Lega per un posto in Consiglio regionale. Alle prossime elezioni regionali ci sarà anche il suo nome, uno dei primi tra l'altro a essere usciti, ufficializzati dalla Lega. Sì, ci sarò anch'io. La Lega ha ufficializzato la mia candidatura nel collegio di Sassari. Peraltro è stata la prima ufficializzazione della Lega, diciamo, in questo territorio, ed è una grandissima occasione per Alghero. Alghero ha la possibilità di, insomma, essere rappresentata in maniera forte, determinata,
in Consiglio regionale. C'è la necessità di ristabilire quelli che sono i giusti equilibri tra Sud e Nord, un Nord che è stato abbandonato dal governo di centrosinistra e che noi vorremmo ritorni a essere protagonista nell'ambito della politica regionale. Trasporti, sanità, viabilità, continuità territoriale non solo da e verso il continente ma anche interna. Questi sono i temi sui quali la Lega e il sottoscritto si impegnerà nella prossima esperienza regionale che noi riteniamo essere vincente. Ecco, cioè aspettano mesi molto caldi sicuramente perché fra 2 mesi si vota per le regionali e poi c'è un altro appuntamento importante per Alghero che sono le comunali. Assolutamente sì, noi insomma riteniamo e speriamo di poter fare, come si dice, filotto. Le esperienze del centro-sinistra al governo regionale e cittadino si sono dimostrate assolutamente fallimentari e noi abbiamo un'esperienza, abbiamo dimostrato una capacità di gran lunga superiore a questa sinistra e vorremmo su queste basi richiedere la fiducia ai cittadini algheresi e siamo sicuri di poterla intercettare. E alle elezioni regionali di febbraio ci sarà anche Sardi Liberi, un progetto politico nato proprio di recente dall'adesione di Unidos, il movimento guidato da Mauro Pili, Progress e alcuni ex sardisti. Ieri la presentazione anche ad Alghero, abbiamo sentito lo stesso Pili e Umberto Borlotti che è il portavoce di Sardi Liberi e sarà anche lui candidato. Sardi Liberi è un progetto che nasce per unire le grandi forze identitarie della Sardegna, mettere insieme i sardi liberi che vogliono contribuire per rompere le catene che stanno condizionando lo sviluppo della Sardegna. Alghero è la testimonianza più evidente, l'aeroporto è stato sottratto alla progettazione dello sviluppo turistico per fare gli interessi di Alitalia, per fare gli interessi italiani. In realtà Alghero era un modello straordinariamente importante per la Sardegna, è stato chiuso dalle centrali di potere italiano che hanno visto nel centro-destra, nel centro-sinistra e anche nei 5 Stelle, per quello che poi ne è venuto nel rapporto con l'Italia, dei punti di vantaggio per gli interessi italiani, dimenticandosi invece il grande potenziale che aveva questa struttura. Il modello di Alghero deve essere centrale per ricostruire una Sardegna libera fatta da sardi liberi. Questa sera presentiamo per la prima volta il movimento Sardi Liberi, che è l'aggregazione politica che vede finalmente l'unione di tante componenti che hanno al centro l'interesse della Sardegna ma che erano abbastanza contrapposte pur avendo l'interesse del bene comune della Sardegna. In questo momento Sardi Liberi è composta dal Partito Unidos, da una forte componente dei sardisti del Partito Sardo d'Azione che ha lasciato l'alleanza con il centrodestra e che non si riconosce in quell'alleanza, e il partito Progress che nell'ultima elezione aveva sostenuto Michela Murgia. Finalmente si è tanti, saggi e uniti. Speriamo di poter portare qualcosa di buono per le prossime politiche regionali. Ci fermiamo per una prima pausa adesso, tra poco. In apertura di seconda parte torniamo sul problema Posidonia, perché mentre prosegue la raccolta firme dei balneari, gran parte di questi hanno promosso un atto di diffida contro l'amministrazione comunale. Diffida firmato da uno studio legale romano per bloccare il riposizionamento dei comuni di Posidonia e la mossa di 13 imprenditori tra balneari, albergatori e titolari di campeggi. Chiedono al comune l'immediata sospensione anche in via di autotutela delle procedure di riposizionamento degli ammassi di Posidonia degradate già intraprese, lamentando la cattiva gestione della pulizia degli arenili e minacciando una richiesta di risarcimento dei danni patiti in caso di mancato accoglimento delle loro richieste di individuazione di un sito di stoccaggio delle Posidonie
anni, diverso da quello attuale della spiaggia di San Giovanni. La scelta sciagurata del comune dell'attuale sito di stoccaggio a Taccano ha provocato, dopo anni di accumulo delle posidonie, un fenomeno crescente che i balneari definiscono di rispiaggiamento delle posidonie, che vengono prelevate dalle mareggiate invernali dal sito di stoccaggio che si affaccia sul mare, con conseguente crescita esponenziale del fenomeno. L'eliminazione del sito di stoccaggio di San Giovanni è solo una delle varie richieste formulate. I balneari chiedono infatti anche la collocazione di una barriera davanti al sito di stoccaggio per evitare nuovi spiaggiamenti di vecchie alghe, ma anche la bonifica integrale delle spiagge anche lungo il fronte delle aree in concessione. I balneari sperano di non arrivare a una denuncia perché, ha rimarcato Giovanni Monti, noi non vogliamo la guerra ma soltanto che il comune ci dia ascolto. Sulla questione interviene intanto anche la consigliera comunale di centrodestra, Monica Pulina. Mi auguro che l'amministrazione voglia accogliere tali richieste sacrosante e necessarie per evitare una nuova azione legale, scrive. I cittadini algheresi sono stanchi di pagare con denari pubblici l'imposizione di scelte scellerate alle quali spesso e volentieri sono seguite azioni legali che il comune ha perso. L'amministrazione, senza ascoltare le indicazioni e le istanze degli imprenditori balneari, che bene conoscono la materia, continua imperterrita a portare avanti scelte scellerate a danno di un intero comparto a servizio del turismo, denuncia. Nei giorni scorsi in Consiglio è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, frutto di un articolato lavoro dell'ufficio ambiente. Il testo ha visto un lungo iter di concertazione nelle competenti commissioni prima del via libera definitivo dell'aula di via Columbano. Il vecchio testo degli anni 90 infatti non trovava più applicazioni in molteplici condizioni e mal si adeguava al rinnovamento epocale cui è andato incontro il servizio e la relativa normativa. Col nuovo documento l'amministrazione comunale recepisce i principi, le linee guida, le indicazioni contenute negli atti pianificatori degli enti superiori preposti, adattandoli alle specifiche peculiarità territoriali e socio-economiche del territorio di Alghero e alle sue esigenze, al fine di implementare una corretta gestione dei rifiuti urbani. Si definiscono inoltre gli standard di servizio garantiti ai propri cittadini, residenti e non, fissando le regole per una corretta gestione del servizio di igiene urbana nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Si tratta di un atto atteso da anni, in linea col grande lavoro realizzato in città per ammodernare il servizio e rendere il territorio finalmente accogliente e decoroso, precisa l'assessore all'ambiente Raniero Selva. Con la nuova organizzazione del cantiere, la nuova società che si occupa della nettezza urbana, abbiamo recuperato il terreno perduto nell'ultimo decennio, potendo finalmente presentare una città accogliente, ordinata e decorosa agli occhi delle migliaia di turisti che annualmente scelgono la Riviera del Corallo, sottolinea sempre l'assessore. Il nuovo regolamento definisce i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali prodotti dalle attività produttive ai rifiuti urbani, consentendo di fatto, entro certi limiti sia quantitativi che qualitativi indicati nel regolamento, di ampliare il servizio pubblico di raccolta alle attività produttive con altre tipologie di rifiuti oltre alle standard, consentendo loro anche di poter usufruire dell'ecocentro comunale prima riservato solo alle utenze domestiche. Nel regolamento rientrano anche tutti gli accorgimenti da tenere affinché venga garantito il massimo decoro in città, dall'obbligo per tutti i bar e ristoranti di posizionare all'esterno dei locali i contenitori getta-cicche, al divieto di volantinaggio incontrollato consentendo la distribuzione di volantini solo ed esclusivamente mediante consegna a mano e presso i commercianti. Il progetto OSIO, Sistema Integrato di Ospitalità, sviluppato dal Comune nell'ambito delle politiche turistiche dello sviluppo economico locale, Alghero può offrire ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive che hanno aderito una card turistica gratuita, con lo scopo di formare e informare meglio gli operatori turistici sulle risorse culturali e naturalistiche del territorio. Sono stati programmati alcuni educational tour, il primo dei quali è stato organizzato presso Casa Gioiosa, sede del parco di Porto Conte. Ne abbiamo parlato con il dottor Vanni Martinez, responsabile del progetto per l'assessorato allo sviluppo economico del comune. Siamo qua oggi al parco di Porto Conte con un gruppo di operatori della ricettività turistica cittadina. Nell'ambito di un progetto dell'amministrazione comunale denominato Sistema Integrato di Ospitalità, abbiamo inteso creare una sinergia tra i nostri operatori turistici e tutte quelle che sono le peculiarità culturali e naturali del nostro territorio.
I nostri ospiti, i nostri turisti che alloggiano nelle strutture ricettive avranno modo di ricevere informazioni ancora più dettagliate da parte degli operatori grazie ad una serie di educational tour che stiamo organizzando appunto in tutto il territorio. Oggi come prima tappa inserita nell'ambito del mondo rurale siamo qua al Parco Regionale Porto Conte e quindi i nostri operatori hanno modo di visitare tutte le attrattive inserite all'interno. I musei, le specie arboree vegetali, ma non solo, avranno anche la possibilità di degustare i prodotti del parco che ci piacerebbe tanto che venissero inseriti nei loro menù o nelle loro colazioni. Stiamo parlando di miele, stiamo parlando di marmellate, stiamo parlando di prodotti di eccellenza che vogliamo che vengano offerti ai nostri ospiti quando visitano la città. Gli educational tour continueranno nei siti culturali in primavera nell'ambito di una logica di formazione, di informazione che l'amministrazione comunale vuole dare a tutti i nostri operatori turistici cittadini. Ora vi parliamo di una bella iniziativa perché gli ospiti del centro residenziale anziani di Fertili hanno donato al reparto di pediatria dell'ospedale civile 10 piccoli cavallini colorati, un pensiero speciale giunto in occasione delle feste che consentirà ai bambini di trascorrere un Natale più sereno. Nella giornata di domani invece faranno visita al reparto le associazioni di motociclisti Ittiriolos di Ittiri e Rebotteris di Alghero per la consegna di un altro pensiero. E come ogni anno sono diverse le iniziative di artisti e artigiani in occasione del Natale in città. Nella galleria sotto i portici di Via 20 Settembre, ad esempio, Anna Moro espone fino al 6 di gennaio il suo presepe artistico visitabile dalle 17 alle 20:30. Intanto domani dalle 16 nella Galleria Commerciale del Commerpio in via Dominzoni alla Pietraia, musica e intrattenimento per grandi e piccoli con il chitarrista Antonio Fortunato e il percussionista Sergio Intelisano. I due musicisti allieteranno il pomeriggio con canti natalizi e sono previsti anche giochi e intrattenimento, ma anche la presenza di Babbo Natale. L'iniziativa, fanno sapere gli organizzatori, è gratuita. E sempre al Commer, come da tradizione, come abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi, è allestito sino a dopo le feste il mercatino di Natale. Abbiamo intervistato una delle espositrici. Come ogni anno è una tradizione per noi di Catalan TV venire a trovare questi artigiani, professionisti e artisti che comunque offrono un bellissimo spettacolo, ovvero l'esposizione dei loro lavori che io definisco anche opere d'arte perché sono fatte con le vostre mani. Parliamo con Alessandra Mollero, una delle artiste che espone. Aspettate tutti. Certo, buongiorno a tutti, siamo qui come ogni anno al mercato del Commerpio dove troverete vari espositori che siamo tutti artigiani hobbisti e che esponiamo ognuno di noi la sua particolare specialità di quello che fa con le proprie mani. Siete tanti. Eh sì, quest'anno si è aggiunto anche qualcuno che come noi lavora artigianalmente e troverete qua soprattutto dei particolari che magari non trovate nel solito negozio, cioè magari avete la possibilità di farvi fare qualcosa artigianalmente, come preferite, personalizzata e ci sono vari espositori dalla bigiotteria al ricamo all'artigiano proprio che lavora il legno, io che lavoro le stoffe, il feltro e il panno lenci e altri proprio con il legno, le maschere sarde, cioè c'è un po' di tutto praticamente. E allora invitiamo i cittadini che vogliono venire a visitarvi gli orari di questo mercatino. Allora il mercatino è dalle 9 alle 20 tutti i giorni, anche i giorni festivi, siamo qui anche dopo Natale, quindi ci trovate lo stesso anche dopo Natale e vi aspettiamo numerosi, veramente vedrete che troverete dei bei pensieri per Natale e delle belle occasioni. Ci fermiamo ancora per qualche istante, tra poco.
E sempre in clima natalizio, questo pomeriggio si potranno ammirare i bambini e i ragazzi a bordo degli Optimist e i Laser della squadra velica agonistica dello Yacht Club Alghero, addobbati con luminarie natalizie e musiche di sottofondo a tema. La partenza è fissata per le 17.30 dalla spiaggia di San Giovanni con le imbarcazioni che sfileranno a fronte della banchina del porto. Con questa iniziativa lo Yacht Club vuole augurare buon Natale e buone feste. Chiudiamo con il nuoto per parlare dei campionati invernali assoluti con 2 ori, 50 e 100 stile libero, un argento, 50 farfalla e un bronzo nei 100 misti. Alice Maggioni si conferma anche a livello assoluto una delle migliori nuotatrici della Sardegna. La giovane atleta del Green, oltre alle medaglie ottenute nei 50 e 100 stile libero e nei 50 farfalla, l'accesso ai campionati italiani di Riccione, inserendosi nei primi posti della graduatoria nazionale giovanile. 2 argenti nei 50 e 100 dorso, invece per Davide Sanna, un bronzo mancato per Maddalena Palladino, in uno stato di salute non ottimale, nei 50 dorso a causa di una squalifica per una partenza quantomeno discutibile, squalifica che probabilmente ha influito anche sulle sue prestazioni successive. Entusiasmante Mattia Melone, in particolar modo nei 200 misti e nei 50 stile libero, bene anche se in misura diversa a tutti gli altri atleti del Green che hanno partecipato. E la nuoto chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale, che torna ovviamente domani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.